È andata a scena nella struttura del Cosmare di Tolentino la premiazione dei comuni ricicloni per la regione Marche. Ben 126 comuni che superano il 65% della raccolta differenziata con 12 amministrazioni che oltrepassano addirittura l'80%, oltre i 2/3 della popolazione marchigiana virtuosa nella gestione dei rifiuti. I comuni marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata si sono divisi circa 81.000 euro messi in palio dalla regione Marche. Prima fra le città marchigiane è risultata Visso con l'83,64%, seguita da Esanatolia, Monte Cassiano e Appignano. Tra le punte d'eccellenza i comuni di Serra dei Conti, che porta avanti da anni un ottimo lavoro nella tariffazione puntuale, Folignano, per quello che riguarda le politiche di riduzione dei rifiuti. Molto positivi i dati dei capoluoghi di provincia di Macerata e Pesaro. Il primo si attesta al 75,84%, mentre per il secondo la quota è di 65,48%, dimostrando così molto reattivi nella raccolta differenziata. Notevoli anche i dati nella media della raccolta differenziata provinciale, con Macerata che si attesta al 74,35%, anche grazie al lavoro svolto dal Cosmari. In che modo Legambiente sostiene la differenziazione dei rifiuti? Noi da 14 anni promuoviamo la campagna Comuni Ricicloni insieme alla Regione Marche e in questi anni abbiamo incontrato tantissimi cittadini, tantissime amministrazioni, consorzi e gestori dei rifiuti, raccontando loro quelle che erano le opportunità che arrivavano dietro, ma anche mettendo in rete le esperienze coraggiose che abbiamo incontrato in questi anni, come ad esempio il Comune di Serra dei Conti, che è stato uno dei più lungimiranti, che ha saputo anche segnare la strada, e come ha fatto anche il Cosmari, che è stato, diciamo, il consorzio che ha gestito nel miglior modo possibile, portando quasi a completamento nel territorio provinciale della raccolta differenziata oltre il 65%. Questo è stato l'impegno che abbiamo preso in questi anni, tentando di capire quali erano le sfide da superare, le difficoltà da limare, tentando di creare questa rete positiva di cittadini e comuni virtuosi. Com'è cresciuta la raccolta differenziata nelle Marche? La percentuale è fantastica, perché nel 2010 nelle Marche la percentuale era intorno al 25%, oggi nel 2015, sono dati dello scorso anno ovviamente, la percentuale è quasi al 65%, cioè quella che la legge prevede, per cui in questi pochi anni sono stati fatti dei passi avanti enormi. Questo ovviamente dobbiamo continuare su questa strada, quando si è bravi è ancora più difficile essere bravi, ma bisogna avere coraggio e guardare avanti puntando sull'aumento su tutto il territorio della raccolta differenziata, la qualità di quello che viene recuperato ovviamente per permettere meno produzione di rifiuti possibile, la riduzione della produzione dei rifiuti e la realizzazione fondamentale di alcuni impianti come quelli per la gestione dell'organico nel nostro territorio regionale. Come gestirà Legambiente la situazione creata dal terremoto? Ecco, sicuramente quello è un aspetto molto delicato che siamo sicuri che riusciremo a gestire nel miglior modo possibile. È un aspetto molto delicato perché ovviamente sono pezzi importanti dove ci sono anche rifiuti pericolosi, anche diciamo, beni culturali su cui noi siamo anche impegnati in questo momento per il recupero appunto delle opere d'arte. È sicuramente una sfida complessa, ma siamo sicuri che le Marche, visto che sono state sempre così attente e sempre così anche minuziose nella gestione dei rifiuti, sicuramente non perderanno anche questa occasione per dire che saremo stati in grado di gestire al meglio anche questa parte del terremoto. Direttore, le Marche sono sempre più virtuose? Le Marche sì, sicuramente hanno fatto un passaggio, come diceva prima il Presidente della Legambiente, straordinario in questi anni. Siamo, mi pare, la terza regione d'Italia e almeno su questo non abbiamo complessi di inferiorità con nessuno, né con le grandi regioni del nord, né con le grandi come dire, aziende che hanno ormai da decenni portato la raccolta differenziata a livelli straordinari. Mi riferisco ad esempio a Treviso, dove c'è Contarina, o altre aziende di questo tipo che hanno nel loro DNA la raccolta differenziata, come credo ormai ce l'abbiamo anche noi. In particolare, qual è la provincia che si sta distinguendo proprio in positivo? Beh, qui gioco in casa. È la provincia di Macerata, che è stata sicuramente la prima nelle Marche ad attivarsi su questa strada. È indicata dalla regione, ma
e ha sempre mantenuto questo primato anche quest'anno. Certo, negli anni questo divario si è rimpicciolito, fortunatamente noi abbiamo marciato, altri hanno camminato come noi, siamo ancora la provincia più virtuosa delle Marche per la raccolta differenziata e contiamo di rimanerci, anche se devo dire l'emergenza che ci ha colpito, cioè il terremoto, sapete che ha colpito di fatto per la stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Macerata, non sarà indolore da questo punto di vista, anche questo sarà uno degli effetti che dovremmo vedere, aumenterà l'indifferenziato, aumenterà tutta una gestione di rifiuti che non sono più tranquilli. Comuni da Sassuolo, ovviamente la raccolta differenziata cambierà anche il sistema della raccolta differenziata, stiamo studiando in quei comuni un diverso modo di fare la raccolta differenziata che non è più porta a porta, è concentrato più sui punti di aggregazione, sulle nuove residenze abitative, quelle d'emergenza, ecco. Cambierà il sistema e quindi anche questa sarà un'altra sfida che dobbiamo vincere, credo. Le Marche sono un esempio nazionale quando si parla di riciclo dei rifiuti. Assolutamente sì, noi siamo un'eccellenza a livello nazionale, tra le prime regioni d'Italia per differenziata, non da oggi. Dobbiamo continuare questa politica virtuosa, dobbiamo fare in modo che questa politica virtuosa diventi patrimonio di altri comuni che ancora non sono riusciti a fare la differenziata così come l'hanno fatta fino ad oggi. Voi sapete che siamo in un periodo abbastanza complesso e difficile, la nostra situazione marchigiana, anche per un evento che ha messo in ginocchio 3 province su 5. Però questo è un fatto da cui ripartire e dobbiamo esserne orgogliosi, questo della raccolta differenziata. E aumentando la raccolta differenziata, facendo sì che quel 65% di cui oggi abbiamo parlato diventi ancora una percentuale più elevata, ci allontana dal rischio dell'inceneritore. Sapete che ieri la Regione Marche ha fatto ricorso al TAR, sapete che c'è la volontà netta, incontrovertibile e inconfutabile da parte della Giunta regionale e del sottoscritto a dire no al governo nazionale per la realizzazione di quella infrastruttura. Dobbiamo rispondere sia con le vie stabilite dalla legge, sia con l'esempio concreto e con la fattività dei cittadini con la differenziata per allontanare questo rischio che noi dobbiamo assolutamente scongiurare. Oggi ci ritroviamo per la premiazione dei comuni ricicloni e sicuramente è un buon segnale che Tolentino vuole dare rinnovando questa iniziativa in questo posto. Sicuramente, noi chiaramente oggi siamo qui per questo e il Cosmari, come sapete, insiste nel comune di Tolentino e noi, grazie alla dottoressa Calcagnini, che abbiamo anche la vicepresidenza del Cosmari, quindi la nostra è una presenza importante e una disponibilità importante, ma lo facciamo a nome di tutti gli altri comuni con cui ci abbracciamo, con grande parte di essi condividiamo una tragedia che è quella del terremoto in questo momento e dalla quale dobbiamo uscire comunque e non sarà facile uscirne e soprattutto ci vorrà molto tempo. La grinta comunque, lo spirito di coesione, il grande senso di responsabilità anche delle nostre popolazioni ci fa ben sperare per il futuro insieme naturalmente a quelli che sono gli organi preposti, in primis la Regione e lo Stato. Oggi siamo qui per premiare i comuni ricicloni, il Cosmari è una realtà stratosfericamente importante, ha dimostrato di essere una grande azienda responsabile che guarda al futuro con grande lungimiranza e premendo, se così si può dire, le meningi per quelle che sono le innovazioni che possono riguardare questo settore, sia in termini di maggior riciclo, sia in termini di tutela dell'ambiente e della salute dei nostri cittadini. Quindi sostanzialmente oggi è un giorno di festa, ancora l'ennesimo, che annoveriamo insieme a Legambiente, che ringrazio, un'associazione che sicuramente sta facendo insieme a noi un percorso importantissimo.